amici che sono venuti a trovarci questa settimana, a voi che ci continuate a seguire da casa con grande affetto. E allora, dovevo andare dall'altra parte, ma invece vengo di qua. Vi voglio raccontare subito quello che faremo oggi, delle avventure straordinarie. Quindi partiamo per il primo viaggio, andiamo in Rajampat, un meraviglioso arcipelago della Papua indonesiana, ed è un vostro reportage, anzi in particolare degli amici che sono venuti a trovarci, Renzo Capitanio e Daniele Iop. L'epicentro mondiale della biodiversità, la nuova Micronesia, il paradiso perduto e soprattutto l'ultima frontiera del turismo subacqueo. In poche centinaia di metri si passa dalle acque profonde dell'oceano a lagune costiere dalle secche coralline isolate nel blu, a baie dal fondo sabbioso. Siamo a Raja Ampat, la punta occidentale della seconda più grande isola del pianeta, la Papua Nuova Guinea. Queste le tappe della nostra crociera nella Papua indonesiana, da Sorong ad Ambon, per immergerci nei meravigliosi panorami subacquei della Raja Ampat. Hey baby, Mrs. Cole. Siamo al largo di Sorong e stiamo dolcemente navigando a bordo di questo veliero da crociera tipo Pindisi, ovvero con il tradizionale scafo indonesiano, per la provincia indonesiana di Papua. All'interno dell'arcipelago di Raja Ampat, un vero e proprio dedalo di isolette di natura calcarea coperte da una fitta vegetazione tropicale. Raja Ampat è un agglomerato di isole, diciamo, tutte isole piccoline, sono 1500 isole, tutte raggruppate, un labirinto di isole che fa un arcipelago che noi abbiamo visitato dal nord verso il sud. Siamo diretti verso l'isola di Vaigeo, intenzionati ad attraversare The Channel, un braccio di mare che si insinua tra isolotti creando correnti fortissime. Qui le immersioni sono possibili solo tra i cambi delle maree. Abbiamo atteso il momento giusto, ma non potevamo rinunciare perché questo è uno dei pochi posti al mondo dove i coralli crescono fino a raggiungere la superficie. And the sunlight hurts my eyes. I coralli, visti con la luce del sole, a pochi metri di profondità, proprio pochi, hanno dei colori completamente diversi, perché sotto si illuminano con le luci e hanno il loro colore, insomma. Invece lì sono illuminati completamente dalla luce del sole, sicché sono ancora più piacevoli da vedere. And I know it's gonna be a lovely day. Sembrava essere un esploratore, perché non c'era nessuno, non c'era vita, abbiamo trovato soltanto un villaggio nella nostra percorrenza nel veliero. La gente del luogo, quando siamo scesi su quell'isola che siamo andati a visitare, che era abitata, è stata cordiale, i bambini felici di vederci. Someone is love and guidance. So many children living in sorrow. Give a hand, give a hand. Many children afraid of tomorrow. Give a hand, give a hand. L'accoglienza affettuosa e l'atmosfera serena degli abitanti dell'isola di Erborek ci hanno fatto ritardare il momento di questa incredibile immersione, quasi a pelo d'acqua, appena sotto questo pontile. È un'esperienza magica. I pali del pontile sono stati catturati dalla vita sottomarina che ne ha preso possesso e li ha trasformati, animandoli. Li aggiriamo e li attraversiamo. Pochi metri pieni di bellezza.
gruppo eravamo in 10 persone praticamente. La mattina si beveva qualcosa, il caffè, poi si faceva subito la prima immersione. Si risaliva, si faceva la colazione, si aspettava un'ora il tempo di caricare le bombole e poi si ritornava a fare un'altra immersione. Pomeriggio, altra immersione e alla sera quella notturna. Erano 4 immersioni al giorno e meritavano tutte. Ecco, questo è il mondo che ci richiamava continuamente sott'acqua. Questa è la ragione del viaggio. Tra i pesci che abbiamo visto, che io era la prima volta tra l'altro che lo vedevo, lo squalo tappeto. Aveva tutti i barbigi sulla faccia, sul corpo. Infatti all'inizio l'ho visto, sì, ma non mi rendevo conto che cos'era. Poi ho cominciato a nuotare e ho visto che era uno squalo. Qui la concentrazione di forme di vita è in assoluto la più alta al mondo. Un ventaglio di bizzarre varianti biologiche che non ha eguali in tutto il famoso triangolo della biodiversità, ovvero nell'area idealmente posizionata tra Indonesia, Papua Nuova Guinea e Filippine, nella quale è stata registrata la più marcata varietà biologica del pianeta. Sono stato attaccato da un balestra e io mi sono spostato, ho sentito qualcosa che mi tirava, ho guardato e ho visto che c'era sto pesce balestra che mi tirava le pinne. Mi sono subito allontanato, però il mio errore è stato allontanarmi in altezza. E l'ho visto davanti che mi guardava in faccia, insomma vai via, sembrava mi dicesse. E comunque quando sono andato fuori sono stato più tranquillo. Ci siamo portati nell'area dell'isola di Mizu per solcare le acque della sua stupenda laguna. Ne avevamo sentito parlare già prima di partire, ma non credevamo di provare un'impressione così forte al cospetto di questi antichissimi segni. La visione delle pitture rupestri ci emoziona. Ci soffermiamo su ogni dettaglio nell'equilibrio instabile dei nostri gommoni. Entrare nella laguna sembrava un paradiso, diciamo, laguna blu, bellissimo l'arrivo su questa laguna. Poi ci siamo addentrati su queste grotte, piene di stalattiti, stalamiti e soprattutto piene di pipistrelli. Ci siamo addentrati parecchio, siamo andati, ma non finivano più. Infatti le vedevamo da lontano, insomma, illuminandole, ma non vedevamo fine su quelle grotte. Questa roja! Pipistrelli, siamo sotto attacco. Bravo, illumina il lato, sì. E pure avanti. Siamo di nuovo in navigazione, diretti all'isola di Ambon, che per noi significa che questo meraviglioso viaggio è giunto al termine. Questi i panorami e le immagini che porteremo con noi. Da questo viaggio ho portato i tramonti, me li ricordo ancora, che c'erano ogni sera eravamo lì a guardarli, in mezzo a queste isole che c'erano tante, tantissime. Questi tramonti, questa vegetazione verde, bello. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time.
E questo era il reportage bellissimo, arrampicata di Renzo Capitanio e Daniele Iop. Daniele, lo salutiamo perché in realtà Renzo è venuto da solo. Siete due, no, da solo no, sì, che no, dire, da solo, moglie. In dolce compagnia di tua moglie che si chiama? Nadia. Ecco, che però nel viaggio non c'era. No, non c'era. Quindi tu la lasci a casa tua moglie. È impegnativo come viaggio, sì che... Ma perché faccio... noi donne secondo te non possiamo no, venire? No, una è subacquea, sì che partecipa alla vita di bordo, partecipa alle immersioni, altrimenti si stanca. Ah, ecco, perché 12 giorni è proprio un viaggio, viaggio subacqueo. Deve essere, bisogna essere interessati, insomma, motivati per un viaggio del genere. Quando invece ti vai ad arrampicare sulle montagne, tua moglie viene con sì, te. Sì, viene con me. Oh, per fortuna. Allora, Renzo, che cos'è che hai imparato da questo viaggio? Se tornassi in questo luogo? Oh, prima di tutto la vegetazione, le isole, natura che c'è, sto villaggio di Amborek che era, sembrava venuto fuori da qualche fiaba, insomma, specialmente per l'accoglienza che ci hanno fatto, ma soprattutto anche per quello che c'era da vedere sotto. Cioè, abbiamo visto pesci che non avevamo mai visto e ce ne abbiamo fatti tanti viaggi insieme con Daniele, però ce n'erano molti e molti di più qua. Quindi un viaggio dedicato quasi esclusivamente alla subacquea, sua nel vostro caso. Senz'altro. Perché io normalmente chiedo agli amici che cosa suggeriresti e che cosa sconsiglieresti, però il tuo, essendo un viaggio, il vostro, essendo un viaggio non così comune, no? Non posso chiedere, se volete fare un viaggio del genere, qual è lo sconsiglio da dare? Però tu avrai imparato che cosa non bisogna fare lì. Sì, beh, ecco, una cosa che ci hanno fatto per trovare lì era tutto quanto, cioè il servizio di toilette, di bagno schiuma, di sapone, ecco, che ci hanno raccomandato di usare solo quello che avevano loro in barca. Quindi biodegradabile. Soprattutto ci hanno consigliato, anzi ce l'hanno imposto soprattutto perché e noi abbiamo accettato. Ma beh, la ricchezza di quei luoghi è proprio una natura considerata ancora intatta, giustamente bisogna rispettarla. Sì, appunto, no, bisogna essere disponibili appunto di non contaminare quei posti là che sono ancora tutti da scoprire. Ecco, allora siete voi da casa che dovete scegliere qual è il reportage ovviamente che vi intriga di più, quindi chiediamo come sempre la vostra partecipazione perché questo è il vostro Kilimangiaro. Grazie Renzo, complimenti. E complimenti anche a te che vai in montagna, non lo lasci andare da solo.